Quindi per chiudere, io direi che gli utenti cercano dei prodotti semplici e quindi anche la search, un prodotto open che tenga conto quindi di quello che c'è al di là del web tradizionale degli editori, quindi un web sociale, e che sia personale, che quindi tenga conto di quelli che sono i tuoi gusti, le preferenze, poi probabilmente parleremo più avanti di web semantico, ad esempio. Ok, ora sono sicuro di non sbagliare il relatore, in realtà volevo essere cavaliere, sono un po' all'antica, no? Quindi dare precedenza alle signore, per questo volevo far parlare per forza Christine prima, per adesso è it's Bing turn e quindi partiamo con il video di Bing, grazie. You're planning a trip. First stop, Bing. Because any search engine can help you find a plane ticket. But Bing, with Price Predictor, can help make sure you don't pay too much for it. It's not just a search engine. It's the first ever decision engine from Microsoft. So, Christine. First of all, I'd like to explain that I work as a product manager for Bing Travel, and all of the answers and comments that I make today will be based primarily on the travel space as well as specifically within the United States. So, to give a little context to this video that you just saw, this was a national television ad that we ran in the month of August. And it's based on some of the newer trends that are happening in the United States with travel shopping and search engines. If you're familiar with a company called Focusrite that does online travel research, they have noticed that in the last year or so, 60% or more of travel shoppers rely first on a search engine when doing any of their travel planning. And some other market research companies like eMarketer even peg that number at higher at 72%. So obviously, as a key entry point, we want to be a part of that and be part of the purchase process as soon as possible. So what you saw in this television ad is, you know, certain keywords that we're going after. We know that from ComScore, in search engines in the United States, about 26% of queries that are travel-related or related to airlines are keywords like travel, cheap tickets, flights, etc. And about 37% relate to hotels, so hotel deals, discount hotels, hotels in general. So focusing on generic travel terms and airlines and hotels, you're going to cover about 63% of the volume in the United States. So what we like to do is, in Bing, we're taking a lot of the Faircast technology and trying to bring it one step closer to the users by putting it in the search engine. So what you saw on this video was, you know, somebody typing in the query, flights to Hawaii. And from there, we'll be able to actually use our Faircast database of airfares to show a sample low fare price to Hawaii, as well as a graph of when are some good times to go and our airfare prediction as well. We're looking to do that as much as possible for specific markets, whether it's flights to Hawaii or more specifically cheap flights from Seattle to Las Vegas. That's another search that you can run where you'll find a similar answer. To cover the more generic terms, we're slowly beginning to roll out interactive search forms for both flight and hotel products where the user can, you know, type in the word travel and have a flight search form right there on the page without having to figure out what website to go to. So we see that in the United States, the trend is going to be more and more, what can you do to be a part of the search engine entry point for all the travel shoppers that are starting there? Ok, grazie. Prima Roberto di Google parlava di 3 miliardi di pagine, no? Cioè una quantità di contenuti ormai enorme e credo che sia davvero un lavoraccio oggi fare il motore di ricerca, no? Riuscire a soddisfare queste esigenze. Ecco, secondo voi le tecnologie, no, delle vostre aziende o per quello che riguarda un po' lo scenario globale, verso quale direzione andranno? Cioè ci sarà più spazio, come dire, ad algoritmi di ricerca, quindi tecnologie che aiuteranno questo? Si darà invece più spazio alle persone, penso a soluzioni a cui già accennato Lorenzo come Yahoo Answer, quindi anche capacità delle persone di influenzare il ranking, o ci saranno altre soluzioni che magari ancora non ci immaginiamo? Come sarà il search, diciamo, di domani? Cosa ci possiamo aspettare? Ma diciamo, nell'ottica Google, ciò che Google pensa che sia l'aspettativa verso un motore di ricerca futuro è la capacità del motore di ricerca di sempre meglio comprendere ciò che l'utente sta cercando.
in maniera veloce, efficace e semplice. Faccio un esempio. Da poco tempo è possibile, se io sono di fretta e se cerco semplicemente la parola hotel, il motore di ricerca capisce che io mi trovo qui a Firenze oggi e mi darà i risultati degli alberghi qui vicino a dove mi trovo, quindi a Firenze, e non come era nel passato, nel ranking semplicemente basato sulle funzioni dell'algoritmo classico, senza tener conto di variabili dinamiche che cambiano a seconda della mia localizzazione geografica, per esempio. Oppure la personalizzazione da parte dell'utente, ossia, come dicevi tu, Mauro, se io sono loggato, e quindi questo vale solo per coloro che sono loggati e hanno un account Gmail, c'è la possibilità di poter, come dicevi tu Mauro, di evidenziare alcuni risultati che sono più attinenti a quello che è la ricerca che io ho fatto. Per esempio, se io cerco volo Milano-New York e voglio acquistare un volo, ma per esempio mi dovesse capitare come primo risultato la storia del volo internazionale, intercontinentale, ecco, io ho la possibilità di abbassarlo dal ranking perché non è quello che io sto cercando. Ho la possibilità di aggiungere dei commenti che possono essere anche visibili da parte di altri utenti, sempre a patto che siano però registrati. Sono dei commenti che però poi vengono registrati con la ID che io ho lasciato, quindi non sono commenti segreti. Oppure nel futuro c'è lo studio e anche il test di avere un'applicazione di ricerca via vocale, ossia se io mi trovo di corsa e non ho il tempo di digitare, io posso anche parlare col mio mobile device e dire trovami l'orario del primo treno per Roma e quindi io otterrò questo risultato. Oppure semplicemente io posso social search, io posso immaginare se io voglio andare in Cina e sto cercando delle informazioni su che cosa andare a vedere, dove pernottare a Shanghai, ecco che io posso recuperare questa informazione da un commento lasciato da un amico con cui io sono connesso, magari via Facebook, e lui ha lasciato questo commento su Facebook o su un altro social network dove siamo collegati, e quindi io posso risalire questa informazione quasi in tempo reale. Ecco, questi sono alcuni degli esempi delle direzioni in cui si muove il motore di ricerca tendenzialmente nell'obiettivo di sempre meglio poter interpretare ciò che gli utenti effettivamente cercano e anche di capire i gusti personalizzati di ciascuno degli individui, perché ciascuno di noi poi cerca in maniera differente e clicca su risultati diversi dall'uno dall'altro. Quindi se ad esempio il motore di ricerca vede che io clicco o scelgo dei siti di una tematica molto specifica, tenderà poi a propormi quella tematica sempre con maggiore evidenza. Sì, talvolta io, una cosa che prima ne parlavo con Lorenzo, una cosa che mi ha sempre, diciamo, meravigliato, ma poi alla fine c'è una ragione, almeno io mi sembrava di averla trovata, è se avete presente la funzione ricerca avanzata, che voi trovate in qualsiasi motore di ricerca, no? In realtà quella è una funzione che, scritta così, no, sembra una cosa complicata, viceversa dovrebbe tendere a semplificare le ricerche, no? Perché si fanno delle cose in quella pagina apparentemente anche complicate, però si fanno in modo molto facile, anziché usare operatori e codici strani. Nella parte ricerca avanzata fate le cose più facilmente, ovviamente continuando a chiamarla ricerca avanzata non ci va mai nessuno. I dati sono questi, insomma, quello che ci conferma, non so quanto sia voluta o meno. I motori, Lorenzo, ci aiuteranno davvero a semplificarci la vita? Ho visto che la quantità di contenuti è talmente ciclopica, per come peraltro continua a crescere, trovano anche loro stessi difficoltà. Come ci date una mano?